Ciao a tutti, sono Dario Lastrucci e oggi sono qui per parlarvi del GNL Kiloton serie Tribute. GNL è stata l'ultima compagnia fondata da Leo Fender, dopo Fender e Music Man ovviamente, e in questo basso ritroviamo tanto della storia di Leo Fender. Per esempio abbiamo il battipenna che ricorda molto quello del Fender Precision, il manico con scalatura 34 pollici che è stata una costante per tutta la storia di Fender, la forma del manico ricorda molto quella del Jazz, la posizione del pickup è quella del Music Man Stingray ma con i magneti ceramici così come il Music Man Sterling. Però questo pickup in realtà rappresenta una svolta evolutiva nella storia di Fender. Ha creato un nuovo sistema di circuitazione che permette delle operazioni estremamente silenziose e inoltre i poli di questi pickup possono essere regolati singolarmente con il semplice utilizzo di una brugola. Anche il ponte è stata l'ultima innovazione di Leo Fender ed è un ponte molto massiccio, trasmette molto bene le vibrazioni. Le sue sellette possono essere bloccate, da qui c'è una piccola brugola, questo aiuta ovviamente nel mantenere l'intonazione. E poi, ultima ma non meno importante, questo switch. È un'altra delle innovazioni che Leo Fender ha portato in GNL, ovvero lo switch che permette di passare dall'avvolgimento in parallelo del pickup a single coil senza nessun ronzio, e in serie. Andiamo a sentire come suona questo basso. Partiamo dalla posizione in parallelo con volume e tono aperto. Passiamo ora a single coil. E infine in serie. Quando mettiamo il pickup in questa posizione, oltre a una sostanziale differenza in termini sonori, c'è anche un grande incremento di output. Sentiamo la differenza. Questo è single coil. Seriale. E sentiamo un po' più esaustivamente come suona questa posizione. Non bisogna farsi ingannare ovviamente dalla semplicità di questa configurazione, in realtà è molto potente, ci si possono fare moltissime cose, moltissimi generi usando semplicemente questo switch e il tono. Proviamo a sentirne qualcuno, per esempio un suono da musica reggae, per esempio possiamo chiudere tutto il tono in serie e usare un po' di palm muting. Se vogliamo usare lo slap, mettiamo single coil, ovviamente tutti i suoni aperti. L'avvolgimento in parallelo invece, visto che crea una lieve curva sulle medie, è ottimo per essere usato con un plettro. Spero che vi sia piaciuta questa panoramica su questo basso incredibilmente comodo, molto versatile nonostante pochi controlli. Questo è il GNL Kiloton Tribute Series. Ciao.